Sabato 20 ottobre, presso la sala consiliare del municipio di Molfetta, si è tenuto un convegno dal titolo Telegrafia senza fili, Marconi, Molfetta e il mare, organizzato dall'Associazione Eredi della Storia con la collaborazione della Marina Militare e nel quale si è parlato di Vincenzo Rutigliano, un nostro umile concittadino, primo radiotecnico e radiografista della città. Vincenzo Rutigliano, nato a Molfetta l'11 gennaio 1905, acquisisce nel 1922 il diploma di licenza tecnica presso l'Istituto Macchia di Bari e la specializzazione in dattilografia e maneggio dell'apparecchio Morse rilasciato dall'Istituto di Telegrafia, Telefonia e Radiotelegrafia di Palermo. Nel 1935, avendo conosciuto Marconi, ebbe la proposta di fare parte della compagnia Marconi e collaborò con il grande inventore sino alla sua morte avvenuta nel 1937. Durante la guerra, con la qualifica di secondo capo segnalatore, è stato imbarcato sulla nave Elettra della Regia Marina Militare sino all'armistizio dell'8 settembre 1943. A conflitto ultimato, il nostro Rutigliano, con altri ex commilitoni radiotecnici, recuperano alcune parti delle apparecchiature della nave Elettra, che furono in gran parte conservate e custodite sino alla sua morte. Abbiamo intervistato ai nostri microfoni Sergio Ragno, allievo del Rutigliano e che ha recuperato e custodito fino ai nostri giorni molti dei materiali elettrici appartenuti a lui. Siamo con Sergio Ragno dell'Associazione Eredi della Storia, che ha conosciuto personalmente Vincenzo Rutigliano, che a suo tempo ha lavorato sulla nave Elettra di Guglielmo Marconi. Rutigliano è stato un grande maestro, un grande uomo, soprattutto nascondeva dei segreti che ha portato con sé sul letto di morte. E solo pochissime cose sono passate a noi, perché tutto quello che lui sapeva era coperto da segreto militare e industriale all'epoca. Lui ha mantenuto la promessa di non dire niente, perché gli ultimi ordini furono di mantenere il segreto fino alla morte. Pochissime cose sono arrivate a noi e tutto questo è possibile vederlo giù alla mostra che abbiamo costruita per in suo onore. Abbiamo un radiotrasmettitore di bordo, abbiamo le cuffie, il suo cappello e tanti cimeli che ci fanno onore. L'europarlamentare Sergio Silvestris da sempre vicino agli eredi della storia, perché? Ma perché è l'opera di recupero di una memoria importante di una comunità come quella molfettese, e da anni la mission di questa associazione, che con grande pazienza, con grande dedizione ha tolto dall'oblio e dalla polvere tanti pezzi di una storia importante, che è la storia di una comunità. Oggi ricordare una eccellenza di questa storia, che è stata parte della storia d'Italia, che ha collaborato direttamente con Guglielmo Marconi, che è stato coprotagonista di una delle più grandi invenzioni che hanno segnato e contrassegnato l'epoca moderna, mi sembra una grande e bella cosa alla quale tutte le istituzioni non possono che plaudere, ed ecco il senso della mia presenza qui questa sera.